Buongiorno a tutti, sto per fare una cosa molto importante. Come candidato presidente del Movimento 5 Stelle in Regione Campania e come capogruppo del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Campania, ho scritto una lettera al presidente Conte a difesa della mia terra, la Campania, e di tutto il Mezzogiorno. Arriveranno 209 miliardi dal Recovery Fund, dall'Europa. Ebbene, è fondamentale che questi soldi vengano finalmente utilizzati per far ripartire la Campania e tutto il Sud Italia. Non può esserci una ripresa vera dell'Italia finché non ci sarà uno sviluppo armonioso su tutto il territorio regionale, finché non ci sarà una ripartenza vera del Mezzogiorno, che ha grandissime risorse e al quale fino ad oggi sono state date pochissime opportunità. Adesso la firmo davanti a voi e poi vi do i dati di questa assurda e iniqua ripartizione che ha visto fino ad oggi penalizzato il Mezzogiorno d'Italia. Ecco, adesso questa lettera parte. Che cosa chiediamo, che cosa chiedo al presidente Conte per la mia terra? Il Sud viene percepito come una zavorra perché negli anni, nei secoli in realtà, non ha ricevuto le stesse risorse del Nord Italia. Soltanto con questo governo è stata realmente approvata la norma che prevede che il 34% degli investimenti statali, dei fondi, vadano al Sud, perché al Sud risiede il 34% della popolazione. In queste settimane, in questi mesi, sono usciti diversi articoli che parlano dei fondi che nel tempo sono stati sottratti al Sud. A inizio 2020 il rapporto Eurispes addirittura ci dice che dal 2000 al 2017 il Sud Italia avrebbe ricevuto 840 miliardi di euro in meno, che avrebbe invece dovuto ricevere per far nascere strade, ferrovie, per realizzare asili nido, per avere una sanità dignitosa, e invece questi soldi non ci sono stati dati. Se vogliamo depurare questa cifra impressionante, ma consideriamo solo gli ultimi 20 anni, se andiamo più indietro chiaramente parliamo di cifre abnormi, se vogliamo depurare questa cifra, 840 miliardi di euro, dei soldi per le pensioni e per la cassa integrazione, arriviamo comunque a 500 miliardi di meno in 20 anni. Allora, noi chiediamo al presidente Conte, che si è fatto garante affinché la gran parte del Recovery Fund venga destinato al Sud, venga finalmente destinato a ridurre il divario infrastrutturale, venga destinato ad abbassare la tassazione per gli insediamenti produttivi al Sud, per favorire l'arrivo delle imprese nel nostro territorio. Ecco, noi chiediamo che questo impegno, che è un impegno autentico, ne siamo certi, venga finalmente e rapidamente trasformato in azione. Ci sono le notizie che sono uscite in questi giorni che ci dicono che senza il Sud Italia, per quelli che sono i criteri di ripartizione del Recovery Fund adottati dalla Commissione Europea, l'Italia avrebbe avuto 135 miliardi in meno. Siccome il riparto si fa anche sulla base delle aree con più alta disoccupazione e al Sud Italia siamo rovinati, se consideriamo in generale la disoccupazione e se consideriamo quella giovanile, veramente la situazione è drammatica, ebbene, in base a questi criteri, dei 209 miliardi che arriveranno all'Italia, 135 miliardi sono dovuti a questa situazione del Sud, quindi dare al Sud il 40% è il minimo per restituire il maltolto. Io lo chiamo maltolto. Allora, considerate questo, considerate che per esempio nel Fondo Nazionale per gli Asili Nido si è sempre adoperato il criterio della spesa storica. Cosa vuol dire? Che nei territori dove ci sono più asili nido chiaramente si spendono più risorse per pagare le rette alle famiglie, per averli realizzati questi asili nido. Questa è la spesa storica. Al Sud, in Campania, dove la quantità di asili nido è veramente esigua, pochissimi bambini, 6-7 bambini su 100 hanno accesso agli asili nido, è ovvio che la spesa storica è prossima allo zero. Per cui le regioni che avevano più asili nido, in particolare le regioni del nord, hanno ricevuto più fondi perché spendevano di più. Quelle del sud della Campania, che avevano quasi zero asili nido, non ricevevano fondi. Noi siamo intervenuti, abbiamo corretto parzialmente questa struttura, per cui
una minima quota dei fondi è legata ai bambini residenti in quel territorio, ma non ci basta. Io chiedo al Presidente Conte che il criterio della spesa storica che penalizza la mia regione e le regioni del sud venga definitivamente superato. Il criterio della spesa storica non basta, bisogna capire qual è il fabbisogno vero in ordine a un determinato servizio. Non parliamo del Fondo Sanitario Nazionale, voi lo sapete. I criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale fanno sì che alla Campania ogni anno vengano sottratti 300 milioni di euro che le spetterebbero di diritto, perché il criterio di riparto si basa sull'anzianità della popolazione residente, e in Campania, dove abbiamo tantissimi bambini che si ammalano di tumore, chi ce ne deve pagare le cure? Allora, io ho un competitor che è il presidente uscente, che veramente mi fa sorridere più che arrabbiare, tanto è patetico, che annuncia battaglia per modificare i criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale. E fino a mo' che ha fatto, in questi 5 anni, quando mai ha posto questo tema nella conferenza Stato-Regioni? Noi andremo al governo della regione per restituire finalmente dignità a questa terra e per farle avere quello che le spetta, dalla sanità agli asili nido, agli investimenti infrastrutturali, a un piano straordinario di detassazione per le imprese che investono al sud Italia. Dobbiamo far funzionare le ZES, ma non basta. Le imprese che vengono a investire in Campania devono ricevere un vantaggio fiscale che le incentivi a venire qui. E intanto dobbiamo realizzare le infrastrutture e i servizi. Questo governo ha l'intenzione di farlo. Noi appunto vigileremo che questo si faccia prima possibile e nel migliore dei modi. Voglio richiamare la vostra attenzione su questo articolo, su questa intervista che è uscita sul Mattino di appunto del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, che evidenzia la necessità finalmente di far arrivare tanti fondi al sud per ripristinare un tessuto sociale che è devastato, che era già devastato prima e che oggi a seguito dell'emergenza lo è ancora di più, e per vigilare che questi fondi vadano a finire nelle mani giuste, vadano a finire ad aziende sane e non finiscano invece in mano alle mafie. Mafie che non vedono l'ora di approfittare dell'emergenza che ha reso ancora più grave il divario nord-sud per appunto sostituirsi allo Stato. Allora noi non dobbiamo consentire alle mafie di prendere il posto dello Stato in Campania e nel sud Italia. Lo Stato deve esserci e deve fare la sua parte. Sto per inviare questa lettera e sono certa che il presidente Conte darà immediatamente seguito alle richieste, che sono richieste che questa terra aspetta neanche da decenni, da secoli.